Buongiorno e buonasera e benvenuti ai Fumi del Calcio, l'unica trasmissione che vi insegna a preparare un cocktail come Dio comanda e a tifare per la vostra squadra senza rompere le scatole a nessuno. Siamo qui in questo gelido maggio alla faccia di Greta Thunberg, adesso fa più caldo ma abbiamo avuto veramente un grande freddo. Ma torniamo a noi, torniamo ai grandi incipit, ai grandi libri. Come sapete, la mia grande passione sono queste piccole frasi, queste parole che ci portano dentro un mondo meraviglioso. E in questo caso si tratta proprio di due gradini, due semplici gradini apparentemente banali, che invece ci fanno entrare in un tempio, dalle volte altissime, dai corridoi sconfinati. Eccolo. Per molto tempo sono andato a letto presto la sera. Banale, facile, sembra facile. Ebbene, dietro questo incipit si nasconde l'inizio del più grande romanzo della letteratura francese, forse uno dei più grandi romanzi della letteratura di tutti i tempi, sicuramente il simbolo della letteratura francese, perché questo è l'inizio della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, un'opera mondo, un'opera che contiene una vita analizzata come attraverso un gigantesco microscopio emotivo. Ma perché vi parlo della Francia? Per due motivi molto facili. Il primo è che il cocktail di oggi si chiama proprio French 75 ed è un cocktail inventato durante il proibizionismo in America per celebrare un cannone, pensate un po' che strano, un cannone, una delle prime armi tattiche dell'esercito francese. Poi ne parleremo meglio nel dettaglio di quest'arma. E la seconda è che finalmente oggi, ai fumi del calcio, noi apriamo una bottiglia di champagne. Era ora, direte voi, lo dico anch'io. La apro molto volentieri per due motivi. Primo, perché voglio festeggiare un'amica che mi è venuta a trovare e che non vedo da tanto tempo. È un'amica a cui voglio veramente tanto bene. E secondo, perché questa amica è un'attrice straordinariamente brava che canta, balla, recita e fa tutto da 10 e lode. E voglio celebrare il suo successo che finalmente è arrivato perché veramente se lo meritava. Amy Bergamo. Come stai, Amy? Ciao, grazie, commossa, emotività, buonasera. Sto bene, grazie, ciao a tutti, grazie per l'invito Fabio, sono molto felice di Mi fa stare qua. veramente piacere averti qui. Allora, ti faccio il French Sì, 75 che non è una con cosa di unghie. assolutamente, è un cocktail Scherzo. stupendo. Intanto vi dico subito una cosa, di fare attenzione quando aprite una bottiglia di champagne, perché lo champagne, come sapete, ha 40 atmosfere di pressione qua dentro, quindi quando si apre va sempre tenuto sul tappo il pollice, perché se lo champagne si apre può staccarvi una retina, quindi sempre molta attenzione. Ora l'abbiamo aperto e ora andiamo a preparare il cocktail. Come sapete, mi sono portato avanti mettendo il ghiaccio nelle coppette. Il French 75 si fa così. Sono molto curiosa. Mezza oncia di zucchero, ma siccome noi ne stiamo facendo per due, ne mettiamo una. Ecco qua. Poi mezza oncia di succo di limone. Come ho detto mille volte, il succo di limone per i cocktail va spremuto poco prima di fare il cocktail. Non è che lo potete fare ieri e poi oggi fate il cocktail perché quel succo non è più adatto a fare il cocktail. Sempre mezza oncia, ma noi ne mettiamo una Due. perché ne stiamo facendo due. Poi passiamo al gin. In questa ampolletta c'è un gin Facci piano, che si chiama Old Tom Gin, è il gin che si faceva all'origine del gin, cioè un gin leggermente dolcificato. E ne mettiamo, Due. esatto, Uno, un'oncia perché per siamo in uno, due? però siamo in due e ne mettiamo Mettiamo due. due. Beh. Io l'ho contata esattamente da casa, due Perfetto. once. Adesso passiamo al ghiaccio, come sapete il ghiaccio è una mia fissazione. Riempiamo il bicchiere grande di ghiaccio e poi ci versiamo gli ingredienti che invece ho messo in quello piccolo, cosa che è più pratica da fare. Ti piace questa Da preparazione, morire, da morire. Poi mi ricorda te ad Enna che lo fai dietro un bancone. Ho dei ricordi pazzeschi, quindi per me è un po' tornare Amy? Perché indietro. anche Amy è stata vittima dei miei cocktail. Esatto. Andiamo a sbattere e Molto Yes! spagnoleggiante. Come una nacchera un po'. Siamo pronti a versarlo. Ci liberiamo del ghiaccio. Via.
e versiamo questa meraviglia. Attenzione. Mamma mia. Guarda, guarda, guarda. Guarda come ci ubriachiamo, guarda, guarda. Sì. E perché ora dentro luce si infonda. Ci va Sua Maestà. Sua Maestà. Lo champagne. Ditemi voi se non è uno dei cocktail più belli, anche solo da preparare, no? Guarda, sono veramente... Non è stupendo? Sono rimasta affascinata da questa cosa. Ah. Ora mi vedete dritta, tra un po' mi vedete un po' più piegata. No, Emi, in realtà non è un vecchio lupo di mare. Sì, ma non è vero. Sono molto preoccupata. E dulcis in fundo... Non è finita non qui. Non è finita qui. Attenzione. C'è la sua brava... Sott'olio. Ciliegina. Molto chic anche. È bello. È chicchissimo. Emi, questo è il tuo French 75. Grazie, grazie. A te. A noi. A noi. Piano piano. Ora vedrete il cambiamento faccia. Wow. Veramente buono. È una squisitezza. Mamma mia. In fondo non è neanche tanto alcolico. Che poi vedi, non sono un amante. Ogni volta che tu mi fai un cocktail, una cosa, invece riesco a diventare amante della... È la bravura del bar. È incredibile, sì, è vero. È Fabio Ferrari, lui è tutto amore. Tutto ciò che crea amore e bellezza, sempre, è vero. Io ci metto passione. Che poi io devo fare attenzione quando parlo di te, perché la gente penserà che io sono innamorata. Certo. Perché parlo talmente bene? Perché Fabio, perché se l'avessi incontrato chissà quando, io mi sarei innamorata follemente. Gente, mi guarda pure male, guarda, per quanto io anche a me, sono pazza di te. Quando abbiamo lavorato insieme. Allora, diciamo una cosa, che io e Emi ci siamo conosciuti parecchi anni fa, non tanti, ma insomma un po' di anni fa, nell'occasione di uno spettacolo di cui io facevo la regia, che si chiamava Più Vera del Vero, sì. Una commedia di Martial Coursier. E che racconta la storia di un uomo annoiato a cui un amico regala una donna bionica, un robot. Sì. Questa donna bionica viene programmata e diventa una creatura straordinariamente intelligente, sexy, dolcissima, spiritosa, la donna più bella del mondo. E io non conoscevo Emi allora, la conoscevo di nome ma non la conoscevo come attrice. E devo dire che in quel caso Emi è stata vittima di un pregiudizio, cioè il pregiudizio di essere bella. Io ho guardato le foto, guarda, cioè questa attrice è bravissima, guardo delle foto, dico no, guarda, io ho già capito, una così bella non è possibile che brava, non la voglio neanche vedere. E invece poi sono andato a casa sua. Mi citofono a casa, ho tutto un po' come per dire sto perdendo tempo, ce l'aveva scritto in faccia, comunque salve, buongiorno. E non mai accolto nella jacuzzi con l'accappatoio, no, ma in tuta. No, anzi in tuta, ovviamente, rigorosamente in tuta, la semplicità per prima cosa. E poi mi ha detto, senti, vorrei leggere con te questa cosa. Ho detto bene, ci siamo messi al tavolo e lui immediatamente, schietto, la persona più schietta che io conosca, mi ha detto, non pensavo che tu potessi essere così, mi hai stupito, mi ha detto immediatamente la verità, bene, era felice e da lì è partito un viaggio meraviglioso e dove ogni volta che incontro qualcuno, che lavoro con qualcuno, dico sempre il migliore regista, nessuno me ne voglia, ma il miglior regista con cui ho lavorato, che mi ha dato anima, cuore, al di là di ogni... è stato Fabio Ferrari, quindi beh, per devo me... bere un goccio a questo punto, sì, ecco, perché sì. Sembra un po' auguro una celebrazione di lavorare con lui, sì, ma non è tanto per lo sai che poi non è che dico cose che non penso, insomma lo sanno tutti. Ma io invece voglio celebrare te, perché quella commedia è stata un successo e devo dire che Emi era veramente straordinaria, perché faceva questa donna robot ed era veramente un automa e poi si trasformava in una creatura di cui non ci si poteva non innamorare, e come ogni regista si innamora in qualche modo dell'attrice con cui lavora. E anche gli altri attori hanno provato, diciamo, un certo trasporto. Io credo che chiunque abbia visto questo spettacolo abbia pensato, ma da dove è uscita fuori questa creatura meravigliosa? E siamo riusciti anche a vincere un premio per questo. Ecco, io un premio come tu hai attrice, vinto un premio. Ma per me noi abbiamo vinto un premio. Sono sicura che Chloe, che è il personaggio di Più Vera del Vero, non sarebbe esistita se non attraverso le indicazioni che mi hai dato. Quindi l'abbiamo vinto insieme quel premio. Beh sì, insomma, devo dire che Emi è stata meravigliosa, ha fatto molto oltre le indicazioni di un regista. Ci siamo divertiti tanto. È questo il bello di avere attrici e attori di talento. Uno dà un'indicazione, ci sono certi che gli dai l'indicazione e si fermano all'indicazione, e altri invece che
tirano fuori un mondo. Tu sei una di quelle persone. Ma tu eri il connubio tra professionalità e umanità, e un po' ce l'ho come difetto, che se un regista o una qualsiasi persona con cui lavoro non ha quel tipo di caratteristica, ho molta difficoltà, perché ho una mia sensibilità, ho una mia grandissima emotività, e tu sei riuscito con la tua umanità, dolcezza, ti sei messo in gioco, sei venuto lì, hai recitato con me, cercavi di snodare con me, di confrontarti con me, non sei stata una persona egoista che voleva una cosa, sei stata una persona che ha cercato di creare qualcosa di bello con chi aveva davanti. Questo non è da pochi, e io non lo scorderò mai, ce l'ho sempre nel cuore. Ti ringrazio, in realtà è perché lo spettacolo funzionasse, cinicamente pensavo solo a quello, no. Però è stata veramente una grande esperienza anche per me. E invece io poi sono venuto a vederti l'anno scorso a Brancaccio, dove... Che facevo? Facevi uno spettacolo che io ho detto... veramente come pensavo, è una pazzesca questa, perché non solo recita ma canta e balla, è proprio non è solo un'attrice, perché tu non sei solo un'attrice, diciamo la verità. Sì, canto, ballo, mi piace farlo, sono i miei tre amori della vita, non ne volevo fare una vita, nel senso che non volevo fare questo mestiere perché erano amori e basta. E che volevi fare? La poliziotta. Dopo il liceo classico mi sono iscritta a scienze delle investigazioni all'Aquila, dando vari esami, balistica, psicologia generale, sociale. E poi ho avuto una malattia che mi ha riportato a Roma, e da lì cantavo per i karaoke, così in giro, facevo danza, però era un hobby, oppure comunque mi faceva arrotondare per l'università o altro. E improvvisamente un mio compagno di karaoke mi disse che facevano dei provini, Oreste Leonello, Il Bagaglino, che cercavano una sorta di Gabriella Ferri, ero biondissima con la frangetta, e che rappresentasse la vita di Gabriella Ferri. Mi ha detto: perché non fai questi provini? Vado a fare, avevo 21 anni. Questi provini, improvvisamente fui scelta da Oreste Leonello come protagonista di questo premio Mario Castellacci, e da lì è partita invece quindi tutta un'altra cosa della mia vita. Ora non so se bene o male, perché ho sempre giocato con le pistole o altro, e quello volevo, perché sono una persona poi che ama il rispetto, la giustizia, e quindi fare la poliziotta altro mi avrebbe fatto sfogare queste mie cose. Invece ho scelto questo mestiere che di rispetto e giustizia ce n'è poco, quindi è stato esattamente il contrario. Perché pensi che ce ne sia poco di rispetto e giustizia? Forse di giustizia hai ragione, perché è un mestiere in cui, certo, la giustizia sarebbe di far lavorare tutti. Ma io però, credo che nessun mestiere infatti ci però, sia, forse, ecco, reale giustizia, c'è il talento, che utopia. Però sì, insomma, è un lavoro fatto. Però il rispetto c'è, ecco, il rispetto c'è, diciamo, da un punto di vista femminile, qualche volta non c'è. Perché, ma io non colpevolizzo le persone che guardano o che desiderano qualcuno. L'importante è non pretendere di possederle. E io purtroppo nella mia vita, nel mio percorso lavorativo, ho avuto delle difficoltà in qualità di bella donna. Un po' perché, come hai detto te, la bella donna non è brava. E quindi, a differenza di una normale o meno bella, deve combattere, fare e dimostrare 600 volte in più di essere brava perché è bella. E in più si scontra ovviamente con richieste a volte di altro tipo che sicuramente non sanno di rispetto. Però la cosa bella è che ho delle mie qualità che servono soprattutto in campo teatrale, quindi questo mi preserva e mi fa lavorare comunque continuamente. Magari non starò tutti i giorni sulla Rai, però comunque ho un lavoro che mi soddisfa e ho fatto tanti ruoli che mi hanno, quindi, hanno, ecco, fatto sentire bene. Tu sei una di quelle donne. Io quando parlando ultimamente si parla spesso di appunto di attenzioni particolari, di movimenti che proteggono le donne, che sono oggetto di come dire, di sopraffazioni quantomeno psicologiche. Ecco, una donna come te, che sicuramente è desiderabile e ambita, però sei riuscita sempre a tenere a distanza, cioè non hai mai dovuto subire più di tanto un'attenzione, giusto? È una domanda? Un'affermazione? No, è una domanda in realtà, non lo so. Ma sì, no, sicuramente io non credo che
La banalità di se vai a letto lavori, se non vai a letto non lavori, è una banalità da bar. E non credo che sia così, credo che ci siano tantissime persone che nonostante il non letto siano riuscite ad andare avanti. No. Però sicuramente, ripeto, essere bella o carina in un mondo del genere, ma al di là dello spettacolo, io penso che se avessi fatto la poliziotta, Fabio, avrei avuto un sacco di problemi comunque. Io senz'altro mi facevo arrestare, questo te lo posso garantire. Esatto. Però insomma facevo dei reati probabilmente. Ha un tipo di carattere che non ama il potere, non ama determinate cose e quindi ho scelto la mia strada, non giudico le altre, non giudico gli altri e non credo che serva esattamente quello per andare avanti, però sicuramente mi è capitato nella vita e mi sono saputa difendere a mio modo. A tuo modo, con la pistola. Con la pistola, esatto. No, fortunatamente ho avuto persone meravigliose, ho incontrato persone meravigliose durante il mio percorso. Senti, adesso non solo teatro, ma anche televisione. Ci stiamo provando, nel senso che sto facendo questa sitcom che si chiama Ricci e Capricci, che andrà sulla 5, è un progetto carino perché si pensa di poterla poi mandare in onda su Italia 1 qualora funzionasse. Poi ho girato un film Din Don con Maurizio Battista e Enzo Salvi per Natale, è andato in prima serata su Italia 1 e ora ne sto iniziando a girare il secondo perché è andato molto bene, abbiamo fatto 1.000.000 e passa di pubblico e quindi Mediaset l'ha richiesto e quindi sto provando anche in questo versante, sperando di essere fortunata e ringraziando la gente che crede in me e al mio talento al di là di ogni cosa. Devo dire ecco che questo è bellissimo perché come la vedete, lei è esattamente così. O mi si ama o mi si odia. Infatti, ma non è facile, devo dire, in questo mestiere trovare persone che sono sempre come sembrano. Di solito ci sono varie letture, magari uno in un modo con una persona, poi con un'altra persona cambia un po' aspetto. Beh, è una società che richiede un po' questo. E tu invece, ecco, il coraggio è essere quello che sei. Essere e tu sei uno sei. Di quelli. Io a mio modo ecco credo, io una, credo che non siano neanche delle scelte, sai. Penso che io non sono capace non posso dire che non sono capace di fingere perché faccio anch'io l'attore, quindi fingo per mestiere, certo. Però fingere per mestiere sono capace, se devo fingere con una persona, che devo fingere, guarda, andiamo a cena, che devo fingere tutta la sera e questo mi sta non simpatico. Non ci riusciresti? Non ce la faccio, ho dei problemi. Io ti capisco. Veramente non è una cosa per me, quindi e devo dire che anch'io poi sono scelte che poi paghi, però ecco, permetti, torno a dirti, proprio non è una scelta, ecco. Ma l'importante è come non mettersi mai nella vita, perché anche se fai delle scelte che diciamo, magari se avessi fatto quella scelta poteva andare meglio, però io mi dico sempre poi, Ami, se l'hai fatta c'è un motivo che ti riconosci tutte le mattine comunque allo specchio, sbagliato o no che sia, comunque sei te e rimani te. E per me questo è importantissimo, ovviamente io non sono la persona che sta lì a chiamare, lo sai, non ti chiamo 600 volte per dirti no, quanto ti... No, non chiamo proprio mai. Non veramente. Sono proprio brava. Anzi, per chiamata devi chiamare prima sono... 4 volte, non poi devi piano piano grado. Ti chiama. Non sono in grado di gestire l'affetto, comunque appunto dando importanza a produttori, attori, non sono capace, però sicuramente quando sono lì a fare il mio lavoro ci metto tutta me stessa, sì, e questa sì, è la mia sì, carta, sì, non, sì, sì. Non sono altre. Assolutamente, però. Ecco, mi piace che poi sei una che in scena prova le cose, sì, che inventa, mi piace. Che vedi che fa dei tentativi e delle cose che poi non le piacciono le cambia e questo è veramente è il bello di fare l'attore. Ma è bellissimo, perché ogni... È un artigianato. Io ho avuto tanti registi che mi hanno detto, Ami, fissa, devi fare le cose fissa, una cosa deve essere una strada e poi deve essere quella, per carità, deve essere così. Però è anche vero che noi ogni sera, soprattutto nel teatro parlo, abbiamo l'occasione di incontrare tante persone a livello energetico e di energie, quindi tu li senti e sono tutte le sere diversi e ogni sera ti danno degli input diversi, quindi sarebbe allucinante proporre ogni sera la stessa cosa quando invece ogni sera ti arriva roba diversa. Sì. Non so come spiegarlo, però esattamente così. È lì che mi metto in gioco. La cosa bella del teatro è io una cosa che mi dico sempre, che dico sempre, la cosa divertente del teatro è che è un po' come una partita di calcio, è come uno sport. Non puoi, cioè, non puoi fermarti. Va. Non puoi dire vabbè, adesso ricominciamo, stop, ho sbagliato, basta. No, ripartiamo da prima. No. E bisogna andare, questo dà un'adrenalina, un'energia e un divertimento anche che nessun'altra cosa ti dà. E soprattutto loro ti dicono cosa funziona o no.
Questa è la verità. Nel senso che tu finché hai visto, quando abbiamo preparato lo spettacolo, era un po' una sorta di enigma quello che sarebbe successo. Dici, cosa succederà? Siamo andati lì abbiamo capito cosa funzionava. Ogni sera se ne provava una per vedere cosa potesse funzionare sempre di più. Certo. Quello fa il risultato. La staticità non è artista, è professionista. E per me sono due cose molto diverse. Assolutamente. E quindi no, parlavo dell'impresa sportiva perché come sai qui ai fumi del calcio parliamo anche di calcio. Ma tu l'hai già finito, io l'ho già finito e tu no. Io pensavo, tu mi hai detto aspettiamo. Era talmente buono, io ne berrei proprio così a go. Guarda, la bontà di un cocktail è proprio questa. Sono di questa vita, se un cocktail ti piace tu lo vuoi bere così. Dio mio. E il problema è che se un cocktail ti piace lo vuoi bere così, magari ne bevi 5. E come dico sempre, attenzione, perché bisogna sempre bere con moderazione. E lo so che c'è chi mi guarda qui come dire, ma senti un po' chi parla. Io sono estremamente moderato nelle mie scelte. Salutiamo Gianluca Guidi, visto che è un grandissimo intenditore, bevitore. Insomma, sei contento Gianluca che finalmente bevo, perché in tournée io non bevo mai perché ho le paturnie e riguardo le corde vocali, le cose, quindi non posso, vado in giro tipo Pavarotti con le foulard, le cose. Però te fumi le sigarette. Ovviamente, ovvio. Ricordo però questa capito cosa. Come unica cosa dico o l'alcol e le sigarette, quindi non bevo con lui. Lui era disperato, ma perché non bevi con noi in tournée? Oggi che è finita la tournée, come vedi, mi sto gustando questo meraviglioso cocktail con il nostro amico Fabio Ferrari. Il povero Gianluca che mi ha accusato di avergli rovinato la vita perché da quando abbiamo provato insieme la Vedova Scaltra mi ha detto che sono un anno e mezzo che bevo gin tonic. Guarda, esclusivamente gin tonic. Sono testimone di questa cosa perché ne beveva durante la tournée. È un grande cocktail il gin tonic ed è uno di quei cocktail che appunto va giù così, quindi pensi ma in fondo è solo un gin tonic. Ne faccio un altro. Io l'altra sera stavo al compleanno di un amico e a un certo punto dico ma sto bevendo gin tonic da un po'. E ho capito, forse era il caso, per fortuna ero con mia moglie. Lo vedo un po' sfocato, era un forse po' è il caso che io... Più tranquilla, alla fine ha guidato lei e siamo tornati a casa sani e salvi. Senti, sì, mi dica. Parliamo di calcio. Sì. Tu calcisticamente sei, o almeno sei stata, una gran tifosa. Sì. Diciamo che il calcio per me ha rappresentato qualcosa di diverso in ogni fascia d'età. Quando ero piccola era... Di che squadra sei tifosa? Roma. Lo so che per te, capire, no, è un laziale. A me la Roma non dispiace perché è un'altra squadra di Roma. Oh, finalmente! Pensiero sportivo. Dopo aver detto questo ho bisogno di un sorsetto. Da piccola era, mi ricordo, io col biberon e tutti al mare in casa con questo divano a vedere le partite, quindi Unione. E quando ero adolescente sono stata fidanzata con un ragazzetto romanista che mi ha fatto fare l'abbonamento ultra e quindi ho girato, ho visto partite, sono andata in trasferta, insomma l'ho vissuto appieno. Quindi hai vissuto questo mondo dello stadio che è sì, bello, sì, ero una convinta, ero una Fiala, cioè, questi nomi, ero bella così. Piacevole. E poi addirittura ho questo ricordo, ero innamorata di Montella, l'aeroplanino. Non so se lo ricordate. Me lo ricordo amaramente. Io occhi a cuore. Ci ha fatto tanto male. Dio mio, quanto era bello, io ero innamorata persa. E poi mi ricordo di questo scudetto vinto nel 2000-2001, mi sembra. E che sono andata lì a dormire al Circo Massimo, tutta la festa che ho vissuto a Roma. Roma era giallo e rossa e tutti festeggiavano. È stato un momento bello della mia vita, nel senso che sono quelle piccole chicche che ti rimangono poi in tutto il percorso. Della vita e niente, invece a oggi il calcio quando diventi grande ovviamente ha una consapevolezza diversa, vedi tutto il business, vedi i soldi che girano nel calcio, vedi la gente che a volte ne fa una fede e io questo non secondo me più che il problema di farne una fede è di farne l'unica fede, vivere di quello. Fede va bene, però poi ci sono anche altre cose nella vita e perché se no poi il monoteismo, diciamo, calcistico è un po' in tutto nelle religioni, diventi, quando c'è solo una cosa ovviamente diventa e i fumi del calcio vuole proprio insegnare a tifare senza rompere le scatole. Vedo gente che si ammala, va bene che uno sia tifoso, violenza, non è che possiamo parlare sempre solo di quello. Vorrei che il calcio fosse solo quello, che fosse comunque goliardia, divertimento, questo un po' in tutte le cose. Io ho amici che sono, gli parte la cosa degli animalisti, si parla solo di animali e quello vuole
fare lo sport, gioca a golf, se parla solo di golf per due anni. Insomma, è bello avere le passioni, però è bello averne tante, non solo una. Esatto, ma soprattutto prendendola col sorriso, quando vedo persone avvelenate, botte, cose, violenze, che dici cosa c'entra questo col calcio? Ecco, quindi darei molti meno soldi, mi piacerebbe che ogni squadra avesse, come era una volta, comunque tutti i calciatori della Roma, tutti della Roma, devono essere della tutti Roma. Di Roma, devono essere di Roma, sì. Quello sarebbe bello. Quindi diciamo, Emi, meno soldi, quindi un po' tu sposi il lodito pensiero, diciamo. Assolutamente sì, dovrebbe essere riportato tutto un pochino nella norma, anche perché Fabio, io vedo, esistono 1650 sport oltre il calcio e viene data veramente tanta importanza solo ed esclusivamente a quello, ecco perché secondo me c'è una maniera unica di vedere solo ed esclusivamente quello, farne una vita, farne una violenza, farle... Invece lasciamo che il gioco sia un gioco, il calcio sia un gioco, ecco. Sì, assolutamente. Assolutamente. Senti, vero. A proposito, che sto un po' delirando. Vogliamo... Fammi delirare. Scusa, ancora di più, così facciamo divertire qualcuno. Tanto mi hai lasciato la ciliegina. Ah, si deve mangiare la ciliegina? Certo, che la ciliegina? Sembra finta, sembra quella di plastica finta. Pensa che io tante volte ne metto due. Si prende con la mano. Mi piace talmente tanto la ciliegina. Si vede che non sono esperta. Ma che sarebbe una ciliegina finta? Una ciliegina al maraschino. Ah, non lo so, che non l'ho mai mangiata. Aspetta. È buona, no? Certo. Sto di mandorla. Anzi, mi dai l'occasione per dire una delle cose di cui io sono un grande fautore. Vai. Per i cocktail, nel bicchiere, tutto quello che c'è nel bicchiere va mangiato, va bevuto. Quindi se c'è una ciliegina va mangiata. Per quello a me non mi piacciono i bicchieri con dentro un pezzo di ramo di menta, una fetta di ananas con la buccia, un torsolo di mela. A me piace che tutto quello che abbiamo qua dentro venga ingurgitato. Quindi come se sui cade piatti. Un moscerino... È carne. È così. È comunque dell'ottima carne, anzi... Pare che stiamo andando no, verso un'alimentazione. Ti prego, ho sentito dove, questa cosa, la trovo obbrobriosa. Dove gli insetti diventeranno parte integrante della nostra alimentazione. Certo. E pensa che addirittura esiste già un gin che si chiama anti-gin. Tu sai che ant vuol dire formica, perché nelle botaniche di questo gin ci sono le formiche rosse essiccate e usate nella distillazione di questo gin. E tu lo proverai? No, io non lo proverò, tanto perché costa più di 200 euro. Certo. Però diciamo che averlo in casa... Fa chic, fa fighi. Prima o poi... Hai ragione. Ce lo dovrò avere, perché insomma, un maniaco di gin come me lo vuole il gin. Certo, immagino. Quindi... Non mi inviterai, Non ti inviterò a berlo. Senti, invece, parlando di un altro campione... che adesso non gioca più nella Roma, che però credo che per tutti quanti sia ovviamente stato... Ovviamente, ho girato anche una pubblicità con lui. Ecco, questo libro di Francesco Totti, che si chiama Quando i bambini fanno... Sì. Cos'è che ti piaceva di Totti, diciamo, umanamente? Ma come al solito io non andavo mai verso il pensiero di tutti, ecco perché Montella, anche se Montella piaceva tantissimo, però ecco, non era Francesco Totti quello che attirava la mia attenzione, ma ovviamente è il capitano, ha fatto la storia di Roma, lo adoro, ha girato con lui una pubblicità, è stato simpaticissimo, mi ha fatto molto piacere, ma non mi ricordo la domanda che mi hai fatto perché... Praticamente mi hai risposto perché è la cosa che ti piaceva più di Totti ed è la simpatia. Sì, una persona alla mano. Anche a me, che comunque, diciamo, in teoria, ecco, i miei amici talebani mi dicono tu non devi parlare di Totti. È vietato. Tu non puoi parlare di Totti. Però diciamo che la simpatia di Totti è un qualcosa di travolgente. Santi Dio, ma prendete ad esempio quest'uomo tifoso, perché è veramente tifoso, ci tiene, però nonostante ciò sta dicendo delle cose meravigliose che vanno al di là di questa tifoseria malata, è bello. Io devo dire, pensa, l'ho amato anche in un momento... in un suo gestaccio, che poi è stato un momento veramente infelice di Totti, ma quando ha inseguito Balotelli per tutto il campo per mollargli un calcione, io lì però, non perché mi stia antipatico Balotelli, ma perché l'ho trovato un gesto proprio di uno che, vedi, un campione, tutto quello vuoi, però quando te girano, il calcio è così. Uno quando nella mischia ti dice una cosa cattiva, lui, ecco, è uno dei cuori, è uno vero, assolutamente, insomma, cuore, su questo sì. Come te, come me. E adesso, siccome sei di cuore, io ti sottopongo a un difficile esame, specialmente dopo il Francia 75, devi firmarci
dove non hanno firmato gli altri, se riesci quindi a vederlo. Quindi la cosa è difficile, perché avete usato dei pennarelli che vedo che... E questo è stato un dono del nostro patron, diciamo, che ha scelto questo pennarello. Eccoci. Per mettere alla prova la sobrietà, in realtà, della trasmissione. Devo mettere solo una firma? Solo una firma. Ok. Tac. Vedi, Emi, com'è fatta. È la prima che firma per così. Hanno firmato tutti nella cosa delle cuciture, tu l'hai attraversate. Mi piace. E io, mi piace anche tu, lo sai. Perché Emi Bergamo è così, è diversa. Allora ti saluto, ti auguro tantissimo successo che già hai e vi aspettiamo mercoledì alle 22.40 io ed Emi Bergamo. Non si può perdere Fabio Ferrari. Mai! Ai fumi del calcio, l'unica trasmissione che vi insegna a preparare un cocktail come Dio comanda. Vero, la roba più buona che abbiamo. Questo, come potete vedere. E a tifare per la vostra squadra senza rompere le scatole a nessuno. Mai. Buongiorno e buonasera, forse anche buonanotte. Buonanotte, ecco. Dopo questa, buonanotte.